Grazie Presidente, colleghi. Il mio intervento sarà breve e sarà principalmente per dare una presentazione di questa questione di legittimità che abbiamo sollevato. Correttamente il collega Borghi sottolineava quella che è una prerogativa delle regioni, che è quello di presentare e di sollevare questioni di legittimità costituzionale. La questione della buona scuola è conosciuta da tutti, ha sollevato moltissime proteste, soprattutto all'interno degli insegnanti, di tutto ciò che lavorano, che gravitano nel settore della scuola, compresi gli amministrativi, compresi i genitori. Quindi tutto ciò che riguarda la buona scuola è stato già ampiamente dibattuto e ne siamo già a conoscenza, diciamo, anche dai media. Quindi non mi dilungo su questo. Quello su cui invece voglio concentrarmi è che, grazie al Movimento 5 Stelle, questa questione di legittimità è stata sollevata in molte regioni, noi l'abbiamo presentata in tutte le regioni. E sottolineo che la regione Puglia, che è una regione governata da PD, ha votato a favore della questione di legittimità costituzionale. Questione di legittimità costituzionale che si è presentata grazie ad una scelta fatta a Roma. Ci sono dei problemi? Benissimo. Che è stata presentata sempre dal governo, dall'attuale governo PD. Quindi la regione Puglia si è opposta a quello che ha presentato il suo governo, perché la questione di legittimità costituzionale in questo caso è palese, è assolutamente evidente e non si può votare, a mio avviso, contro, perché qui si tratta non di un approccio politico, di scelte politiche, ma semplicemente di legalità. E laddove ci si trova a votare contro una palese violazione della legalità, non di un regolamento, ma della Costituzione, secondo noi non ci sono scelte politiche che si possono fare, si può solo votare a favore. Grazie, colleghi.